Buongiorno e bentornati in diretta mercoledì 2 dicembre. Ragazzi, il calendario dell'avvento apre la seconda finestrella, tutti in attesa dell'arrivo del Natale. Tra l'altro, stamattina su Milano una nevicata pazzesca, scendevano palline di neve, neanche fiocchi, e oggi abbiamo in collegamento con noi Nicoletta Sipos. Ciao Nicoletta e benvenuta nel salotto di Bocca in Libreria. Ciao Giorgio, grazie. Allora, Nicoletta, tu sei giornalista, hai scritto per diversi giornali, riviste, mensili, settimanali, adesso collabori con chi? Mi piace perché nella tua biografia dici di essere sposata con un uomo paziente e dici il numero dei figli che hai e la cosa ti rende molto umana. Raccontaci un po' come è nata la tua passione per la scrittura, perché oggi parleremo appunto del tuo libro che adesso vediamo in sovraimpressione. Nicoletta Sipos, Lena e il Moro, Edizioni Ares, e la cosa che mi ha colpito appunto di questa tua presentazione è la frase che tu adoperi, che è questa qua di Karl Kraus, che è: le verità vere sono quelle che si possono inventare. Ma sì, è un po' un gioco, però è anche parecchio realistico, perché io mi sono inventata, fra virgolette, una storia che ha un fondo di realtà con due protagonisti principali. Lena è una professoressa in pensione che si confronta con l'ipotesi di una malattia che poi forse non ci sarà, forse ci sarà, ma comunque alla vigilia di Natale decide di abbandonare la numerosa famiglia e rifugiarsi nella villa di famiglia, per l'appunto, sulle pendici dei Corni di Canzo, che è una montagna molto amata anche dai milanesi, una montagna brianzola, non troppo alta perché sono solo 1200 metri, ma con una vista spettacolare sul lago di Como. Quindi questa è Lena e accanto a Lena c'è un altro protagonista che è il Moro. E il Moro è un ragazzone che in verità ha fatto un sacco di pasticci nella sua vita. È un ex per eccellenza perché ha provato un po' di tutto senza riuscirci. Attualmente è vicino alla casa di Lena in fuga da un allibratore che gli ha dato dei soldi, gli ha permesso di puntare su un cavallo senza avere i soldi. Lui ha perso la scommessa e adesso però deve restituire i soldi e lui i soldi non ce li ha. Quindi questi due personaggi, uno vorrebbe festeggiare il Natale, brindare, mangiare, stare con gli amici, cioè il Moro. Lena invece rifugge dalla famiglia, ma si incontrano poi appunto sulla montagna sotto una nevicata che non è come quella di Milano, che c'è stata poco dopo l'inizio. Questa nevicata, sotto la quale si trovano Lena e il Moro, va avanti per giorni e blocca la strada e crea un'atmosfera molto particolare. Nel bosco si sentono degli ululati strani e in casa manca il riscaldamento all'improvviso. E quindi, insomma, è una situazione un po' di disagio. Lena è pentita di avere lasciato la comoda casa cittadina per godere una solitudine che è molto impervia, e il Moro, cerca di tutto per stare in casa, perché, si è rifugiato in un vecchio fienile dove tira il vento, fa freddo, nevica dentro abbondantemente, e quindi per lui stare nella casa anche fredda è un grosso vantaggio. I due si guardano con reciproca diffidenza, lei non si fida dei giovani, lui dice che i vecchi sono tutti pazzi, soprattutto le vecchie. E poi pian pianino nasce fra loro una forma di amicizia. Dopotutto è la vigilia di Natale, quindi le verità inventate ci vanno benissimo, ci stanno benissimo. Allora, tu poi non sei nuova a questo tipo di all'edizione, nel senso che non è il tuo primo libro, ne hai scritti altri, e poi tu sei molto legata a fatti di storia vera. Allora, quanta
verità c'è in questo tuo libro, presa appunto da spunti tuoi. Guarda, per fortuna i miei amici, sapendo che io di solito scrivo storie vere, si sono subito angosciate per me. Dice: non è che tu sei Lena e hai una brutta malattia in agguato? No, grazie al cielo, per ora che io sappia, non ho brutte malattie. Però è la personalità, sono i personaggi, insomma, che sono realistici. Lena mi somiglia molto ai miei spigoli, alla mia mania di andare a cercare l'etimologia delle parole. Ha una certa intransigenza sulle sue idee, il non voler ascoltare in linea di principio le voci dei giovani, e il giovane potrebbe essere il più grande dei miei nipoti, il quale se ne frega di me e non mi ascolta neanche a morire e fa la sua vita e fa le sue cavolate. Io mi arrabbio, non far così, non far colì, ma insomma, poi alla fine ci vogliamo un gran bene. Ecco, quindi sono i personaggi, sono realistici. Realistico perché tra l'altro io mi trovo proprio sulla strada che va ai Corni di Canzo oggi. Speravo che ci fosse la nevicata, invece qui c'è il tempo un po' scuretto, ma non piove appena appena, non nevica. Mi Quindi guarda, se c'è da è vero, i dire che personaggi sono veri e l'azione è abbastanza inventata. C'è da dire che rispetto ai due precedenti libri hai fatto un salto in un campo diverso, perché il primo è Il buio oltre la porta, che è un caso di violenza domestica, il secondo addirittura è sulla Shoah, la promessa del tramonto, e poi La ragazza con il cappotto rosso. In Anche questo questo. un po' sulla Shoah, sempre Esatto. in Ungheria. Diciamo che in questo caso hai sicuramente trattato un tema meno delicato, meno riconosciuto a livello. Insomma, sai, Giorgio, la diffidenza, i pregiudizi fra generazioni, l'incomprensione fra generazioni è un tema che credo molto realistico e abbastanza sentito. Cioè, io ho difficoltà a volte a intendermi con i nipoti che amo moltissimo e anche loro mi guardano un po' come, non so, un mostriciattolo che viene da Marte o da qualche, o da, non so, da quale altro pianeta, Plutone, Nettuno. Però invece la possibilità di intendersi, la possibilità di scambiarsi informazioni, punti di vista, è molto importante. Poi uno dei temi del libro è la possibilità che c'è sempre una seconda possibilità, cioè quando tu pensi che una storia sia finita, beh, guardala meglio perché puoi ricominciare, puoi avere la speranza di ricostruire qualche cosa di valido. E così per Alena offro un amore senile ma molto simpatico, e al Moro, che è così sconclusionato, anche a lui offro un amore. Tanto li offro io, li invento io, quindi posso essere molto generosa. Quindi siamo ovviamente in tema col titolo che io ho dato alla manifestazione, da Neruda, Ricostruire senza sosta la speranza. Se ti può essere d'aiuto, sappi che io ho difficoltà nel rapportarmi con mia figlia, io sono di un'altra generazione rispetto a te, mia figlia ha solo 13 anni e abbiamo molti pochi anni, ma è proprio la generazione odierna ad essere veramente, è troppo, io lo dico sempre, è troppo ovattata, noi li non viziamo, li straviziamo. Gli diamo una quantità di cose senza che loro si meritino un decimo di quello che ricevono, lo fanno senza fatica e quindi si creano le famose incomprensioni. Poi, ovviamente, alla base c'è il bene, gli affetti, l'amore. Ovviamente, Certo. mia figlia poi è unica, quindi figurati, da una parte la urlo, ma dall'altra, poi, se posso fare qualcosa, Ma certo, lo faccio. non ne Quindi, non ti dubito, non ne dubito. preoccupare. È una questione proprio di relazioni che diventano, in un mondo così social, paradossalmente diventano sempre più difficili. Solitari, certo, anche perché ci si sfoga, ma soprattutto adesso c'è anche l'alibi del Covid, ma ci sfoghiamo molto sui social.
adesso inventiamo anche questi contatti online che sono meravigliosi, perché invece di essere chiusi, ognuno tu nel tuo negozio, io in casa mia, abbiamo un contatto, possiamo intenderci, forse ci sono delle persone che ci ascoltano o ci ascolteranno, ed è bello anche così, vedo che molti fanno queste dirette online. Grazie a Facebook, grazie a StreamYard, a Zoom, quello che è, siamo più vicini e nello stesso tempo siamo anche abbastanza isolati, ahimè. E lontani. Allora, intanto ringrazio, voglio salutare la Patrizia Gallini che ci sta seguendo, certamente. Ha commentato, buona giornata anche a te Patrizia, grazie ovviamente per aver organizzato questo incontro. Allora, a te voglio fare due domande. Intanto, visto che tu comunque sei una persona della lettera, della parola, della scrittura, come ahimè. Ti sembra essere stata la comunicazione sul Covid in generale? La comunicazione sul Covid? Sì. Capito bene? Sì. Guarda, in generale è molto ansiogena. Io non so se accetto una cosa del genere. Ci svegliamo la mattina e cominciamo a sentire subito i primi telegiornali, i numeri, i morti, i contagi. Non si capisce la scuola, ci sarà, non ci sarà il 14 dicembre, il 15 gennaio, cioè c'è un po' di confusione, parecchia confusione. Io nel mio libro l'ho scritto, questo Lena il Moro, l'ho scritto, l'ho rifinito durante il primo lockdown, no? Ma non vorrei mai parlare di lockdown a questo punto. Io parlo di speranza, di contatto, di affetti, di equivoci, di libertà, di respiro. Se vengo a Milano e devo portare le mascherine, mi sento francamente un po' male. Quindi, certo, io per prima, tra le 5:30 e le 6 del pomeriggio, corro a vedere quanti sono i contagi della giornata e come butta. Cioè, si diventa un po' la sindrome della capanna, io me la riconosco in pieno. Non so chi devo ringraziare. Io invece ho adottato il metodo di cui parlavamo prima dell'isolamento. Non me ne può fregare di meno, sarà 3 mesi che non accendo un TG, sarà un anno e mezzo che non leggo una testata giornalistica neanche se mi pregano, me ne frego. Le notizie che ricevo me le date voi, me le danno quei pochi clienti che vengono e sentire. Mi sono rinchiuso in questo eremo e a me per il resto anche questa fase arancione, rossa, verde, grigia, che poi non si capisce. Ieri tra l'altro una questione di salute, ma tutto bene, sono dovuto uscire di sera e allora eravamo lì dicendo, ma c'è un coprifuoco, sentito parlare di un coprifuoco, non vorrei che fossimo fuori orario, invece eravamo in orario e quindi siamo tornati a casa, perché veramente non si vive più, cioè si vive con l'angoscia, non si vive più, meglio vivere cercando di mantenere il distanziamento, di stare lontani, tanto certo. Che ieri sono andato a casa dei miei, comunque erano tutti con la mascherina, tutti lontano, e niente. Va bene, allora l'ultima domanda per te è, quale messaggio da sempre addetta alla parola, alla lettera, alla scrittura, ti sentiresti di dare? E se non hai un messaggio da dare, qual è quella vocina interna? Cosa ti dice quella vocina interna per andare avanti oggi? Beh, insomma, allora qui ci sono tante risposte da dare. Forse la più importante è di guardare sempre avanti, di non arrendersi, di non afflosciarsi su se stessi, di avere un occhio vivo per gli altri e anche di capirsi. In fondo Lena apre la porta della sua casa a questo ragazzo parecchio sbandato che lei conosce, cioè non è incosciente al punto di aprire la porta a uno sconosciuto, però insomma non ha molto stima di questo ragazzo, eppure scopre che questo ragazzo ha la sua saggezza, ha le sue competenze, riesce ad aiutarle, le aggiusta un po' fortunosamente il riscaldamento, le va a prendere la legna, le procura un albero di Natale, insomma l'alleanza tra anziani e giovani funziona, quindi questo è un primo messaggio, non arrendersi, allearsi, guardare avanti. Poi invece mi chiedono a volte
e approfitto dei 10 secondi che mi rimangono, mi chiedono a volte cosa posso consigliare a giovani scrittori. Vabbè, giovani scrittori, forse non scrivere è la cosa migliore in questo momento, punto di domanda, ma sono ottimista, dico scrivete. E quando scrivete non stancatevi di rivedere, di correggere, che tante volte anche le persone che mandano a me i loro elaborati, dice l'ho scritto di getto e così te lo passo. Invece e nell'editoria non basta buttare giù di getto, eccetera. Bisogna correggere, correggersi, levigare e avere fiducia e avere speranza che questa cosa, sapere che questa, qualunque cosa uno scriva, rivista e corretta, sarà comunque migliore. Ecco, questi sono i due. Non ti lascio perché nel frattempo mi è venuto in mente che relazione e se c'è una relazione tra il tuo Moro e il nostro Moro, cioè Ludovico, perché con un nome così non puoi no. Non aver pensato. Assolutamente, no, non c'è neanche minimamente non pensato. Non c'è nessuna relazione, magari. Non è neanche di corporatura, di carattere, di niente, non hai preso affinità neanche del carattere. Moro era tutto un altro personaggio, anche molto più violento. Questo ha paura, si porta dietro un coltello, ma lo usa soprattutto per intagliare il legno. In fondo è un passerotto. Ecco. Ma quando tu hai scritto il Moro nel titolo, non ti è venuto in mente il nostro Moro? No, francamente, guarda, prossima volta che scrivo qualcosa vengo da te e mi faccio consigliare, sono sicuro che mi darai il grande Ludovico. Allora un abbraccio, un buon proseguimento di giornata, grazie per essere intervenuta nella social TV della Libreria Bocca. Patrizia Gallini, salve a tutti, ciao.